tra virgolette normale quello che è accaduto e quello che accade ripetutamente a questo punto, perché come stampa abbiamo avuto modo di raccontare le sfiammate in maniera abbastanza come dire, numerosa nel corso del ripetitiva. È normale, come ha tranquillizzato anche Geller? Allora, diciamo, come direttore di ARPAB, peraltro da pochissimi giorni insediato, attenendomi esclusivamente a quelli che sono i dati che sono emersi da queste ultime due vicende che ho in un qualche modo, diciamo, seguito dal punto di vista di quello che è il lavoro di ARPA, perché è un lavoro, come dire, tecnico e scientifico nello stesso momento. Gli elementi che emergono sono e sono dati che sicuramente non appaiono incidenti sulle questioni della salute, quindi non vi è una relazione causale tra diciamo dati emersi e stato della salute della popolazione. Sicuramente appaiono forti diciamo quelle sostanze che determinano fenomeni odorigeni, quindi vi è un tasso diciamo significativamente superiore rispetto a quello che determina nella popolazione la percezione del cattivo odore, che è cosa diversa dal dato incidente rispetto alle questioni della salute, e su questo non vi sono allo stato, ancora prima della validazione dei dati, elementi che appaiono di particolare preoccupazione. Da cittadino, certamente, ovviamente, questi eventi preoccupano, non credo che debbano far parte di una regolare evoluzione nella successione temporale così stretta. D'altra parte sappiamo anche che, per quanto ci guarda come ARPA, essendovi degli accordi tecnici correlati tra l'altro in scadenza, siamo d'accordo anche con la Giunta, con l'assessore e con i sindaci, che andremo a rivederle per rendere ancora più stringenti diciamo le analisi a farsi, ripetendo, come dire, che ARPA è un laboratorio diagnostico, speriamo sempre più qualificato, che, come dire, fornisce a chi ne ha bisogno gli elementi utili alle valutazioni, diciamo, istituzionali, politiche, ma anche dei cittadini e delle associazioni che le rappresentano. Abbiamo lanciato un piano industriale come agenzia, pubblicato sul nostro sito online, chi vuole può leggerlo, per un rilancio dell'ARPA. Non si può ragionare più in termini di pacchetti separati, ma va fatta una proposta globale per vedere quali sono le attività che non espletiamo o che espletiamo parzialmente, perché non vengono espletate, quindi quali risorse umane e professionali v'è carenza, e se vi è carenza anche di attrezzature. È tutto detto in questo progetto industriale, che speriamo venga a breve approvato, e dopodiché partiremo con un cronoprogramma. Ci volevano tutti questi anni per capire come lavorare bene. Sono arrivato il 3 dicembre, quindi non mi faccia queste domande. Cosa ha trovato? Cosa ha trovato? Tutti così. Va sono bene. Appena arrivato. Bene, è la verità. Cosa ha trovato il 3 dicembre? Il 3 dicembre la prima cosa che mi ha meravigliato è stata l'assenza del mio predecessore, perché ha ritenuto non dover effettuare il passaggio di consegne, una cosa strabiliante. Il giorno prima si era verificato un furto con scasso e furti di altri fascicoli, queste sono cose note ai mass media, alla stampa. Ma ripeto, soprattutto la situazione legata alle gare di appalto per l'acquisizione di beni e servizi, tutte procedure anomale, abbiamo dettato le linee guida anche per la contabilità, per approvare il consuntivo 2014 che non era approvato, una situazione di grande confusione, questa sotto il profilo amministrativo.